E rieccoci come promesso a Milano Marittima al dente con il direttore general manager patron del Grand Hotel di Forlì, mia città natale, e tu a Ravennate, però non bisogna dirlo, ma bene, qui siamo in provincia di Ravenna e siamo al dente. Intanto abbiamo scelto il lunedì anche perché le nostre interviste vanno poi su YouTube e quindi così abbiamo meno musiche col diritto d'autore, eccetera eccetera. Poi si vede proprio al dente come si deve, okay, con gli altri locali chiusi lunedì. Per il momento. Per il momento. Ecco, quindi appena iniziato luglio. Ebbene, quindi al dente com'è la formula qui? La formula, abbiamo la pizzeria aperta tutte le sere. Pizzeria o osteria? E osteria, quindi abbiamo la pizza con lievitazione, con lievito madre, 72 ore di lievitazione. E abbiamo una bella cucina del territorio di mare, invece con ricette tradizionali del territorio, pesce del territorio, un buon 90% della carta e una proposta di carne, così per chiudere un attimino il nostro format del territorio, che lo definirei adeguato al territorio. Certo, ormai se non sei un algoritmo che è tutto perfetto, chiaramente poi i clienti vanno altrove, qui chiaramente bisogna inserirsi bene, perché poi al dente è partito l'anno scorso con questo format che ha dato delle belle soddisfazioni, e stiamo continuando io e il mio socio Manuel Bighi, che al momento è in arrivo. Insomma, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, perché dai, quando vedi la gente felice, contenta, certo, e torna, certo, sera, certo, dopo sera, questo è, certo, direi che è un motivo, sì, di orgoglio, ecco, del ristorante al dente. Ecco, quindi solo la sera? Solo la sera, aperto tutte le sere fino alla prima settimana di settembre. Quindi stagionale. Quindi, cosa partire con la Pasqua? Con la Pasqua incorporata. E poi in inverno facciamo qualche richiamino, come il cenone di Capodanno. Abbiamo feste, insomma. Le feste, facciamo un po' di richiamini. Direi che insomma tutto procede bene. Bene, perché chiaramente anche d'inverno, chiaramente Milano Marittima nel periodo delle feste è chiaramente molto frequentata, aprono le boutique, e quindi vediamo un po'. Intanto lunedì, come dire, ce l'avete quasi in esclusiva qui a Milano Marittima. Qui a Milano Marittima, quindi mentre gli altri riposano per ritornare, e la domenica abbiamo un appuntamento oltre chiaramente ai giorni del weekend, perché chiaramente ci mancherebbe. Perché il sabato, infatti, io il sabato sera abbiamo due DJ di musica italiana che si fanno divertire. Quelli che hanno aperto anche a Forlì. Il giardino Forlì, esatto. Il Deor, e per poi proseguire sulla domenica con appunto il karaoke, dove c'è una professionista che si chiama Maria, che diciamo questo karaoke molto molto divertente, ma è assurdo, il livello è altissimo, non me l'aspettavo. Quindi una serata nata l'anno scorso, sì, che quindi replica anche quest'anno, sì, e in effetti il karaoke è un classico. Quindi musica italiana a volontà, però su richiesta, quando facciamo il karaoke facciamo cantare di tutto. Ecco, che poi la formula anche di Radio Milano TV, che la mattina in effetti passa questi brani italiani strappo mutande, non so come vuoi chiamarli, questi lenti, le canzoni di Puppo, sia lente che da discoteca, in realtà sembravano dei lenti, i brani italiani una volta. Quando io ero DJ, come dire, passavano dei brani così non ritmati. Invece sì, poi abbiamo scoperto anche Albano Romina Power, per dire. Ecco, quindi funzionano tantissimo, e quindi complimenti, mi fa molto piacere chiaramente che qualcuno continui con il Made in Italy, appunto, da ballare. Non solo dal cibo, si può ballare. Ma c'è qualcuno che sballicchia. Ecco, guarda, parlavamo chiaramente del diavolo, sono spuntate le cose. Ecco, sì, così si ondeggia, ecco, sì, quindi, sì, come al Buddha Bar di Parigi, diciamo. Ecco, non sballucchiare. Quindi, per ballare vero e proprio, ci sono altri locali qui nella zona. Certo. Adesso non si può neanche più dire Pineta, no, che ha cambiato nome, il marchio
ce l'hanno quelli di prima che se lo tengono stretto, qui c'è, ha cancellato tutto da quello che so, e quindi non c'è più neanche i cavalli, ma ci sono chiaramente i suoi eredi, immagino. Ah, ok, ecco. Okay. Ecco, quindi lui ha fatto il passaggio, e quindi poi chiaramente ci sono quelli, insomma, che dovranno andare avanti, vita natural durante. Quindi parliamo della specialità. Specialità, essendo un'osteria di mare, direi che siamo sui primi piatti, quindi siamo su pasta fatta in casa, tirata con dei sughi locali, semplici, quindi sai benissimo te, Elio, che mi insegni che i piatti semplici devono essere perfetti per avere successo, quindi rispettiamo la tradizione del territorio. Quest'anno un piatto vincente, inaspettato, ma volutamente messo in carta sia da me che il mio socio, è la pasta, lo strozzaprete tirato con il granchio blu. Sai che l'avevamo perso di vista il granchio blu. L'hanno tirato fuori ultimamente al G8. Sì. Perché comunque dovevano coinvolgerli in qualche modo. Però sinceramente non è. Invece c'è ancora. C'è ancora un piatto molto apprezzato. Noi facciamo un bel sughettino da tirarlo con lo strozzaprete. Certo, e devo dire che è un successo anche quasi inaspettato. Io te lo consiglio anche con la pizza, perché la prima volta che mi è capitato di apprezzare il granchio blu è stato proprio in una pizzeria che poi ha preso tre spicchi a Crema, vicino alla stazione. È un locale che vi consiglio, starebbe bene anche qui a Milano Marittimo, è assolutamente glamour, anche glamour. Là aperti solo la sera. Tanto per cavallo capirci. Di battaglia, Elio, è sicuramente il nostro antipasto al dente di mare, che è un antipasto freddo, totalmente freddo, con 7-8 qualità di pesce, ovviamente preparato, cucinato dalle mani sapienti del nostro chef, che è Davide Benvenuti quest'anno. Quindi abbiamo, insomma, una delle eccellenze del territorio. E quindi direi che l'antipasto è sicuramente uno dei cavalli di battaglia. Sì. Noi vi salutiamo da Milano Marittima, anche perché c'è da fare, arrivano clienti, il fuso orario cambia un po' rispetto a Forlì, nell'entroterra, nel senso che più si fa tardi, ecco, quindi la cucina chiude. Qui chiude quando non c'è più gente. Quindi oltre le 11, che l'anno scorso io ero qui per il mio compleanno proprio a mezzanotte. Era mezzanotte. E quest'anno purtroppo sono all'Arena di Verona, però se verso l'una, alle due siete ancora aperti, perché no? Bene, saluti dal dente. Ciao a tutti.